Ciao ragazzi Wild, siamo ritornati alla pietra di Bismantova che vedete alle mie spalle. Chi ha visto i video precedenti si ricorderà sicuramente che l'ultima volta che siamo venuti, ovvero circa 2 mesi fa, abbiamo trovato un vento allucinante che non ci ha fatto né dormire la notte e non ci ha permesso di andare sulla pietra a godere del tramonto, cosa che invece speriamo di fare questa sera, visto che il tempo, come vedete, è perfetto, non c'è una nuvola, tira appena appena un filino d'aria, ma niente di che, e quindi si preavvisa una giornata perfetta. Adesso stiamo aspettando dei nostri amici camperisti che stanno per arrivare, sono circa le 2:30 del pomeriggio, e appena arrivano ci accingiamo ad andare in cima alla pietra. Quindi guardatevi tutto il video, anche perché ci sarà una bellissima novità all'interno. Oh, finalmente è arrivato Mirko, alias Pirata Nero, ragazzi, e quindi stiamo andando su alla pietra per aspettare il tramonto. Intanto abbiamo compagnia di qualche cagnolone e di una novità che qui sulla pietra non ha mai visto. Vi faccio vedere cos'è. Boh, così dopo riesci. Guarda, qui sono anche bravi. Sono bravissimi. Guarda, non è che la tengo legata. Che spettacolo, la Zoe, ragazzi, eccola qua. Dove? Guarda, chi ti chiama, Fabio? Ecco ragazzi, adesso vi presento la Zoe, questa bellissima suricata. Giustamente il povero animaletto africano noi lo portiamo a fare trekking in mezzo alle montagne. Vabbè, non siamo un'altissima quota, però comunque siamo in montagna. È vero anche che siamo a fine gennaio e c'è un caldo assurdo, ragazzi, non è possibile, c'è un caldo veramente allucinante. Sono con la felpa e sto veramente morendo di caldo. Intanto la zocca se ne fa avanti e indietro. Cosa c'è? Vedete, lei deve far sempre da vedetta, deve guardare, deve osservare, scrutare chi c'è e chi non c'è. Ragazzi, veramente una figata sta suricata Zoe. Oppala, bisogna che ce l'ho sempre legata perché ogni tanto c'è il vizio che si butta, pensa di saper volare ma ancora non ha imparato. E questa suricata è del nostro amico Pirata Nero e se la porta sempre dietro, giustamente fa parte della famiglia. Intanto che aspettiamo il tramonto abbiamo appoggiato la Zoe su questo sasso, così non se ne va zonzo per i suoni, e lei intenta sempre a scavare. Di chissà cosa deve trovare, ragazzi, anche sul sasso deve scavare ovunque, solo che non ti butti giù Zoe, sempre col guinzaglio perché si sa mai. Vedete, una sentinella nata questa. Da qua in cima, ragazzi, riusciamo anche a vedere il piccolo principe là in fondo assieme al camper di Pirata Nero, è il parcheggio sottostante alla pietra dove ci siamo accampati. C'è un bello strapiombo comunque, ragazzi.
Il sole anche per oggi è sceso, ragazzi, adesso torniamo giù al camper. La Zoe ovviamente, non essendo abituata comunque delle temperature che adesso si stavano abbassando piuttosto velocemente, l'abbiamo messa dentro al trasportino, così sta più al calduccio. Noi ci siamo goduti un po' il tramonto e adesso torniamo sui nostri camper. Andiamo a vedere cosa preparare da cena per questa sera. Bene, siamo arrivati qui ai camper, altra giornata top, ragazzi, sempre in bella compagnia, solo buona e bella compagnia, poi la super partecipazione della Zoe, il suricata di Mirko, è stata veramente un'ottima giornata, una bellissima giornata. Qua, ragazzi, dalla pietra di Bismantova con questo tramonto che sta per terminare è tutto. Io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video. E lasciate un bel commento e dite se anche voi avete mai visto dal vivo un bel suricata. Ragazzi, stay wild. Ciao!